Nairo. Nello. You can smell the rubber. This is the kitchen. And here is the bedroom. Io sono Ali Tafish, membro del consiglio comunale di Katermaya e proprietario della terra in cui vi trovate ora. Questa terra l'abbiamo data ai rifugiati siriani senza nulla in cambio. Il nostro lavoro cominciò con l'inizio delle emigrazioni dei siriani circa 4 anni fa. Avvenne tutto in modo graduale, famiglia dopo famiglia. Abbiamo iniziato ad ospitarli, aprendo loro delle case e garage dove sistemarsi senza nulla in cambio. Il numero dei rifugiati aumentava sempre di più. Non c'era più posto nelle case. Proposi di ospitarli nella mia terra, dove coltivavo ceci, olive, verdure e tutto ciò che ci dava la terra. Se dovessi entrare nei dettagli della sofferenza che vivono, anche se si trattasse solo del latte per i bambini che manca, dei pannolini, delle medicine o della morte che trovano alle porte degli ospedali, non ci sono cure, non ci sono aiuti, non c'è niente. Nessuno accetterebbe tutto questo per se stesso. Prova a entrare in una di queste tende e vedrai la situazione con i tuoi occhi. Tu non riusciresti a stare in una di queste tende. Ti sentiresti un animale. Quando morì il piccolo Alain, tutti vollero ospitare nei paesi europei 110.000 profughi dei vari paesi. Noi, nel centro di Katermaya, abbiamo 200.000 profughi siriani e li sosteniamo e condividiamo con loro il nostro pane. Non è una vergogna tutto ciò? Io sono un singolo, non sono un'associazione. Ospito circa 733 rifugiati e se sto facendo tutto questo, perché l'Europa non ci riesce? Perché?